Di questa setta facevano parte personalità napoletane della magistratura, del mondo accademico, professionisti e sacerdoti, seppur in contrasto col Papa e soprattutto i protagonisti dei moti rivoluzionari napoletani del 1848, condannati a morte dal tribunale proponico e in seguito graziati dal re Ferdinando, come Luigi Settembrini, Felice Barilla, Filippo Agreste, il magistrato Michele Pironti e Ruggero Bonghi. Erano tutti patrioti che credevano nel progetto di un'Italia unita che consentisse l'attuazione di un liberalismo economico, presupposto indispensabile alle libertà giuridiche e politiche, ed abbattesse la dinastia borbonica, a loro parere la causa di tutti i guai del mondo. Tra i massimi attivisti di questa associazione c'era il nostro concittadino sacerdote Pietro Palomba e alcuni imprenditori armatori torresi interessati all'abolizione delle dogane che frenavano l'espandersi della loro attività. Pietro Palomba era il fratello maggiore di Biondo Palomba, sindaco di Torre del Greco dal 1866 al 1868 e dal 1871 al 1872, a sua volta padre del grande sindaco Luigi Palomba 1920-1926, cui è dedicata Piazza del Popolo, a Miezzato. A dirigere tutta l'attività segreta c'era un altro nostro concittadino, l'avvocato Salvatore Brancaccio, 1788-1850, massone liberale, nella cui casa venivano i preliminari per le iniziazioni. Salvatore Brancaccio era il gran testitore della setta, incarcerato il 15 dicembre del 1848, vi morì per le torture inflittegli e la sua morte in carcere convinse gli associati a rendere ancora più incisiva la lotta contro i Borbone. Tra i documenti del Brancaccio la polizia trovò l'elenco degli affiliati e le parole che essi dovevano pronunciare per riconoscersi fra loro. Domanda: l'Italia sia unita? Risposta: è possente? Domanda: unione? Risposta: fortezza. Domanda: gloria? Risposta: libertà. Richiesta di soccorso per la notte: San Paolo ci aiuti. Per le grandi riunioni gli aderenti di questa setta segreta si riunivano di notte in gran segreto, intabarrati da capellacci e tuniche nere per mantenere l'anonimato anche tra di loro. Per entrare in Santa Croce dovevano rispondere a nuove parole d'ordine segrete, per cui si perdeva del tempo e molti rimanevano in attesa delle vicinanze della parrocchia. I loro bisbigli e i loro abiti spaventavano e ti risiedevano nei pressi e molti ne rimanevano addirittura terrorizzati, pensando che fossero anime nere tornate sulla terra a preparare l'apocalisse finale. La setta fu attivissima in stretto contatto con Garibaldi e fu qui, nella nostra città, a Torre del Greco, che fu organizzato l'attentato a Ferdinando II. L'86 era tenuto nascosto nella nostra città il soldato disertore Agesilao a Milano. E qui si studiò il modo per portare a segno il disegno criminoso che si avvalse della collaborazione di corrotte guardie del corpo del re napoletano. L'8 dicembre 1856, mentre il re passava in rassegna le truppe a Napoli, dopo la messa dell'Immacolata, Agesilao Milano si avventò su Ferdinando per accoltellarlo. Le guardie del corpo furono stranamente colte alla sprovvista, ma la lama, grazie ad uno scarto del re, colpì anche la fondina della sciabola di Ferdinando, che restò comunque gravemente ferito ad una gamba. L'attentatore fu immediatamente arrestato e senza processo. Evidentemente si temeva che potesse rivelare i nomi di complici vicini al re. Fu imbiccato il 13 dicembre. Morì gridando: «Io muoio martire! Viva l'Italia! Viva l'indipendenza dei popoli!» Re Ferdinando non guarì mai da questa ferita, che secondo alcuni storici rimase sempre infetta e fu la causa della sua morte avvenuta il 22 maggio 1859. A sole 49 anni. Il regno delle due Sicilie fu conquistato anche a causa di questa morte prematura di Ferdinando, il re Bomba, e dall'ovvia incapacità a governare del giovanissimo erede Francesco II,
patrioti concittadini furono attivi anche nella spedizione dei 1000, convincendo l'armatore Giovanni Francesco Bottiglieri a fornire dei battelli per permettere ai nostri rivoluzionari di raggiungere Garibaldi durante la sua avanzata. Quando Garibaldi, 17 marzo 1860, viaggiava in treno verso Napoli, non sul cavallo bianco, perché soffriva di artrite, ordinò di fermare il convoglio ferroviario nella nostra stazione, fece salire a bordo il nostro Pietro Palomba e altri prestanti, ex mamuoci, rimasti attorno al greco, ed insieme raggiunsero la capitale partenopea. Pietro Palombo fu eletto deputato al primo Parlamento dell'Unità d'Italia con 300 voti e partecipò alla prima seduta del primo Parlamento dell'Italia Unita. Fu però l'ultima volta che il Palomba mise piede a Torino. Si racconta che mentre nei saloni di Palazzo Garignano ci si intratteneva agli eletti del Sud Italia, si erano appartati per conoscersi meglio e per raccontarsi l'esperienza appena passata. Pietro Palomba ascoltasse Costantino Nigra, il protettore delle escort di Stato, contessa di Castiglione, dire al re mostrandogli il gruppo dei deputati del Sud. Quelli sono i deputati delle province del Sud, maestà. Vedo un po' che gente, non ve neanche uno ministeriabile. Tra i deputati del Sud c'era Michele Pironti, che nel 1869 fu eletto ministro di Grazia e Giustizia. Michele Pironti ritornò poi a Torre ed abitò al Corso Vittorio Emanuele, dove molti anni dopo la sua morte il podestà Longobardi fece apporre una lapide a ricordo. Ruggero Bonghi, dopo varie peregrinazioni, ritornò anch'egli nella nostra città, dove visse fino alla fine nella villa Liguori, sempre al Corso Vittorio Emanuele, di fronte a Via Cimaglia. Luigi Settembrini, negli ultimi anni della sua vita, davanti alla povertà e allo sfacelo del popolo napoletano, durante le sue lezioni all'Università di Napoli, ironicamente malediva Ferdinando II perché se nel 1848 avesse impiccato me e quelli come me, invece di darci la grazia, tutto questo sfacelo non sarebbe avvenuto. Nel 1861 a Torre del Greco, celebrandosi la festa dell'Immacolata, le donne camorriste napoletane al comando della San Giovannara ebbero la blasfema pensata di festeggiare l'Unità d'Italia coprendo la statua della Madonna con una banda bianco rosso verde con la scritta "Camorristi italianissimi". Partirono dai quartieri della Camorra di Napoli e come barbari in cammino giunsero nella nostra città, svestirono la Vergine, racconta lo storico borbonico Giacinto De Sivo, e satiricamente la dobbarono di massoniche insegne con la tricolorata fascia a guisa dei loro delegati poliottiti, e si voleva menare la processione. Ma ci pensò il Vesuvio. Continua il cronista nella sua storia delle due Sicilie dal 1847 al 1861. Ci pensò il Vesuvio a vendicare Voltaggio. Limpido era il cielo, dolce l'aere, poco mancava al meriggio, quando improvvisamente sotterranee scosse frequenti, via lievi e poi gravi, travagliano la Vesuviana mole. Mugghia il monte, geme, sinché sull'ore tre, con gran fracasso, si squarcia nei fianchi e getta nuvole di smisurato fumo, che alzatosi alla vetta a forma di immenso pino, lo copre. Era la prova che Maria di Nazareth si era offesa assai. Un botto tremendo il Vesuvio seppellì Torre del Greco sotto la cenere, provocò l'innalzamento della città di un metro e mezzo e prese a svessare lungo i fianchi una minacciosissima colata di lava che per due giorni scese e scese fermando a tutti il respiro finché scosa. La San Giovannara e la feccia ai suoi ordini si guardarono bene dal farsi più vedere nella nostra città di Torre del Greco. Anche bravo dicitore. Centinaia di migliaia di morti, 5.212 condanne a morte, 46.564 arresti, 54 paesi rasi al suolo. Queste le cifre della repressione consumata all'indomani dell'Unità d'Italia da Savoia, la prima polizia etnica della modernità occidentale operata sulle popolazioni meridionali
vetate dalla legge Pica promulgata dal governo Minghetti il 15 agosto del 1863. Questa storia perché diavolo non la conoscete?